ho trovato lavoro tramite una mia amica che mi ha portato lì dalla Parking Express in Via Spino, il quale aveva bisogno di una persona che lavava le macchine. E restavo lì nella reception quando loro non c'erano, per eventuali clienti. Dal 22 dicembre al 24 gennaio. Il mio contratto era solo verbale, mi ha detto ti faccio un periodo così e dopo ti assumo perché ho bisogno di una persona qua. Io ho fatto tutti i giorni lì, comprese le domeniche, comprese Natale, comprese anche il giorno di Capodanno, ho fatto un mese di fila con solo il 2 e 3 gennaio di riposo, quindi la mia disponibilità l'ha avuta, la volontà pure. E poi è successo che nel momento di pagare, dai 50 euro al giorno che mi aveva promesso in nero, me ne voleva dare 30 e non mi ha dato neanche quelli. A distanza di 2-3 giorni andando quotidianamente a cercargli i soldi, ho preso anche del mendicante perché continuavo a andargli a rompere le balle, punto tale che mi sono rivolto ai sindacati. Abbiamo fatto la denuncia e c'è stata la prima udienza dove lui non si è presentato neanche con l'avvocato e il giudice ha stabilito un'ulteriore udienza con i testimoni, il quale è avvenuto pochi giorni fa, e il giudice, sentendo i testimoni, lui non era ancora presente nell'avvocato, ha emesso la sentenza a mio favore, dammi i soldi che mi deve e più i contributi che non mi ha versato, e ha intimato lui di pagarmi entro 10 giorni. So che prima di me, l'ho saputo dopo, c'erano degli extracomunitari che lavoravano lì, sono andati via tutti, adesso ho capito anche io perché, solo che loro presumo che non erano in regola con i documenti, non hanno fatto denuncia né niente. Io l'ho fatto perché mi sembra che una cosa è giusta perché nessuno deve approfittare degli altri a lavorare.